Oggi parleremo dei multifunction backlit. Andiamo a vederli più da vicino. Abbiamo diverse grammature, questa è la più pesante che io preferisco visto le acque che affronto. Andiamo a vedere come funziona. Andremo a mettere la nostra lenza in questa sede, perciò non uscirà e possiamo farla scorrere per tutta la nostra lenza. Poi quando andrà in pesca si riposizionerà così e con questo possiamo determinare l'altezza di dove vogliamo che la nostra lenza rimanga sul fondo. Cosa importante e fondamentale con questi backlit è che in dotazione ci forniranno di una chiavetta, e questa chiavetta in dotazione serve per aumentare o diminuire la tensione per il rilascio del filo. Eccolo qua. Il funzionamento è molto semplice, non avremo più problemi che il tendifilo mentre lo fissiamo si stacchi da solo. Lo inseriamo. Una volta inserito lo possiamo lasciare andare, che questo non si staccherà mai da solo. Poi lo facciamo scorrere, vedete lo stiamo mandando in mezzo alle rocce. Il filo l'abbiamo alzato per far toccare il filo sulle rocce e lo mettiamo in pista. Sono veramente fantastici perché in qualsiasi situazione, esempio come adesso che abbiamo le rocce e dobbiamo tenere il nostro filo, la nostra treccia sopra queste rocce oppure sopra gli erbai, e con questo sistema possiamo scegliere veramente la nostra altezza dal fondo. Questi backlit per me sono fenomenali e non sono come tutti gli altri backlit.